Siamo qui a questo appuntamento di presentazione del libro scritto da Don Gianluca Attanasio su, lo vedete qui in copertina, Una strada nella tempesta, attualità dell'esperienza di Gregorio Magno. Chi sono i due ospiti che abbiamo oggi? Uno è l'autore, Don Gianluca Attanasio e Maria Titli. Allora, chi è Don Gianluca Attanasio? Gianluca Attanasio nasce nel 1968, si laurea alla Cattolica nel 95, diventa sacerdote della Fraternità di San Carlo Borromeo e nella Casa Generale ricopre vari incarichi importanti, da segretario regionale a rettore a vicario generale. Dal 2013 al 2015 lo troviamo a Napoli, occupato nella pastorale giovanile, e dal 2015 ad oggi è parroco nella parrocchia di Santa Giulia in Banchiglia a Torino. Ha scritto ad oggi 7 libri di spiritualità cristiana e questo che oggi presentiamo è il suo 8º libro su Gregorio Magno. Maria Titli invece ha insegnato estetica musicale all'Università di Torino. Da sempre coltiva interesse per la teologia e la patristica, e di qui oggi a porre domande a Donatta, così per gli amici, col quale che ha aiutato sia in questo libro sia nei suoi precedenti libri attraverso approfondimenti storici e ricerche bibliografiche. Io ringrazio tutti per la presenza e ringrazio in particolare i due relatori. Lascio a loro la parola e buon ascolto. Ecco, comincio io allora. Buonasera, sono contenta di rivolgere un po' di domande a Don Attanasio, anche per il fatto che mi ha comunicato il suo entusiasmo e il suo interesse per la figura di Gregorio Magno. Ecco, com'è nato il tuo interesse per la figura di Gregorio Magno? Buongiorno a tutti, ringrazio anche il professor Pezzini per avermi invitato. Io amo leggere gli autori direttamente, quindi autori orientali, autori occidentali. In particolare, una ventina d'anni fa sono stato colpito dalla lettura di Gregorio Magno. Le sue parole hanno iniziato a parlare la mia vita, a illuminarla, a indicarle una strada e qui si è accesa una scintilla, un incontro con un autore. Ci sono autori che ti parlano di più, altri che ti parlano di meno, come avviene nella vita quotidiana. Ci sono incontri con persone con cui nasce un'amicizia, nasce un feeling, nasce un'empatia, e altri con cui questo non accade, è un po' misterioso. Ecco, poi c'è anche una ragione, diciamo, meno soggettiva, è come sento normalmente parlare del Medioevo, dopo l'Illuminismo e anche nella gran parte della storiografia e di come viene insegnato a scuola, viene dipinto il Medioevo come un'età, buia, da cui rifuggire. Anche al detto non siamo più nel Medioevo, come per dire non siamo più in un'epoca buia. Adesso siamo in un'epoca illuminata. Certamente questi giudizi hanno dei fondamenti, però le nostre radici sono nel Medioevo di fatto, e da lì, a mio parere, possiamo imparare molto e possiamo riscoprire dei grandi tesori che sono andati perduti. Cito solo a modo di esempio Jacques Le Goff, La civiltà dell'Occidente medievale, libro appena ripubblicato dal Corriere della Sera, un capolavoro di storia medievale fatto da un grandissimo autore. Che cosa dice di Gregorio Magno? Gregorio ritiene che le calamità annunciano la fine del mondo. Per lui il dovere di tutti i cristiani è quello di fare penitenza
e di distaccarsi da questo mondo per prepararsi a quello che sta per venire. Quindi disprezzo del mondo per prepararsi all'aldilà. Certamente questo c'è in Gregorio Magno. Le Goff non dice una cosa falsa. Però in Gregorio Magno c'è molto altro. C'è un'intelligenza dell'umano, una capacità di costruire in una situazione di difficoltà terribile, l'impero romano d'Occidente che crolla, le pestilenze, le invasioni barbariche, le guerre, la povertà, l'abbandono del lavoro, dei campi, c'è una tragedia di proporzioni incalcolabili e in questa situazione Gregorio Magno mostra un'attenzione per l'uomo, una capacità di scoprire che cosa c'è in lui di buono, come poterlo valorizzare, come poter educare le persone a crescere nella propria umanità. E beh, questo è qualcosa che parla anche al nostro oggi. Poi io scrivo questi libri anche perché sono spinto un po' a far vedere che una persona, che io faccio il parroco, che fa un lavoro che può essere anche accomunato al professore, al politico o ad altri lavori, e quindi è immerso dentro comunque il mondo, ecco, può leggere, può attingere a questi grandi e può da essi imparare senza avere una preparazione specifica, senza essere un medievalista. Ecco, quindi il mio intento è anche quello di mostrare che questi grandi si possono leggere e si può imparare da essi, e talvolta parlano al cuore in maniera semplice, e bisogna, insomma, un po' saperli tradurre per l'oggi, ed è quello che io cerco di fare. Sì, ecco, come hai appena detto, Gregorio Magno vive un momento drammatico della storia, guerre, carestie, i barbari, insomma la grande Roma è soltanto più un ricordo. Ecco, che cosa ha permesso a questo grande Papa di far fronte a tempi così tragici, di tracciare una strada nella tempesta, per riprendere il titolo del tuo libro? Ecco, qual è il suo segreto? Penso che il suo segreto sia duplice. Da una parte una fede viva, una fede esperienziale, un rapporto vivo con Gesù, con Dio, con la Chiesa, un rapporto vivo con le scritture che parlano la sua vita, che lui confronta con la sua esperienza. Dunque Gregorio Magno è un po' un mistico, vive un profondo rapporto con l'aldilà. Quando parla della vita contemplativa, dice: è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente tesori spirituali. Quindi il suo primo segreto è la scoperta che esiste una realtà spirituale, al di là di quello che si vede, si tocca, le anime dell'uomo, degli uomini, gli angeli, Dio stesso. E queste realtà sono luminose, danno speranza, e l'uomo può entrare in rapporto con esse. Ma la fonte, ecco, della speranza di Gregorio Magno non si ferma assolutamente qui. La grande intuizione di Gregorio Magno è quella del monachesimo, ovvero sia, non si può affrontare la tempesta, non si possono affrontare le difficoltà
chiudendosi in se stessi, nella solitudine. Egli va a vivere con alcuni amici, alcuni fratelli, costruisce una casa, questo monastero, dove accoglie alla sua mensa i poveri della città che mangiano con lui, e qui si dedica con questi uomini alla conoscenza di Dio, alla conoscenza dell'uomo, alla carità fraterna, una carità capace di accogliere chiunque bussa alla sua porta. Quindi penso che il segreto di Gregorio Magno è che in un momento in cui la società si sfalda, lui scopre che è necessario costruire delle piccole comunità dove l'umano, l'amore reciproco, dei rapporti stabili possano essere ricostruiti, in modo che l'uomo possa avere la speranza di tornare a lavorare, di guardare al futuro con una capacità costruttiva. Bene, il sottotitolo del libro parla dell'attualità dell'esperienza di Gregorio Magno. Ecco, in che senso la vita e il pensiero di questo grande Papa possono ancora oggi essere una fonte alla quale attingere speranza, alla quale attingere coraggio in tempi non meno drammatici e in qualche modo anche minacciosi? Non è più la minaccia dei barbari, ma abbiamo altre minacce. Ecco, che cosa ha da dire Gregorio Magno all'uomo di oggi? Ecco, io trovo un'analogia. È chiaro che la situazione qui vive Gregorio Magno è completamente diversa dalla nostra. È chiaro che oggi ci alziamo, e stamattina mi sono alzato e ho potuto fare la doccia calda, fuori c'erano quasi 0 gradi, e ho il mio materasso in cui dormo con riscaldamento. Io ringrazio Dio di essere nato in questa epoca che ha degli aspetti così belli. Però dall'altro ci sono degli elementi, delle analogie alla situazione drammatica che vive Gregorio Magno. La paura, l'angoscia, la solitudine, l'incertezza del futuro. Pensiamo ai film che ci vengono proposti sul futuro, la maggior parte descrivono delle catastrofi. Cioè, c'è una visione catastrofica del futuro. La depressione aumenta. Le persone cadono in depressione già da giovani. I primi sintomi si manifestano a 14, 15 anni. Fino a 10 anni fa i primi sintomi della depressione si manifestavano a 35 anni. E poi questa situazione del Covid che ha aggravato tutto questo, il rischio di chiudersi in se stesso, il Covid che ha aggravato le diseguaglianze sociali. E allora c'è il rischio di chiudersi nei propri egoismi di fronte ai pericoli, le paure, vedere le persone che vengono da fuori con paura, come un pericolo, perché ci tolgono quello che abbiamo, la paura che ci tolgono quello che abbiamo. Ecco, Gregorio Magno ci indica un'altra strada, una strada percorribile anche oggi. È necessario rimettersi insieme, ricostruire comunità, non pensare solo ai miei diritti, ma anche ai miei doveri. La persona che incontro per strada è un mio fratello, è figlio di Dio, io sono chiamato con lui a costruire insieme una comunità, e questa comunità, per non essere un'utopia lontana, deve iniziare dalle persone che ci sono messe vicino. Ci sono tanti aspetti di Gregorio Magno che possono parlare a noi oggi. Ad esempio, la regola pastorale, che è stato il manuale
di tutti quelli che hanno governato nel Medioevo, di fatto fino a Machiavelli, sia delle autorità civili, sia delle autorità religiose, la regola pastorale ha come cuore della sua regola che nel governo non c'è una regola, ovvero sia la centralità della persona. Noi quando educhiamo, quando ricopriamo posti di responsabilità, che può essere fare il professore, essere padre o madre, ricoprire un incarico nella società civile, nella politica, essere il responsabile di un'azienda o di un reparto di un'azienda, noi abbiamo a che fare con degli uomini. E quello che una persona recepisce in un modo, un altro la recepisce in un'altra. Chi insegna può capire bene quello che sto dicendo. C'è una classe in cui la lezione che hai preparato va benissimo e poi vai nell'altra classe, la stessa lezione non funziona. Hai davanti delle persone. La regola pastorale pone al centro, cioè la regola pastorale, la regola dell'educazione, pone al centro la persona. Faccio un esempio piccolissimo. Quando parla della correzione, Gregorio Magno ha una conoscenza profondissima dell'umano, è una lettura che consiglio agli psicologi, perché dice delle cose da un punto di vista umano. Lui, che era un monaco ed era un mistico, ha passato un sacco di tempo a incontrare le persone, dall'imperatore al povero. E poi lui, tutto proteso all'arrivo della fine del mondo, poi dopo, se andiamo a leggere le sue lettere, ringrazio Maria perché se ha letto tutte le sue lettere, abbiamo fatto un lavoro storico importante, e poi dice a quel vescovo, ma preoccupati del tuo prete che non ha da vestirsi, a quell'altro vescovo, ma poi non puoi startene chiuso dentro la tua torre a meditare le scritture quando c'è la gente che muore di fame. Devi anche andare a trovare le persone, occuparti di loro. Allora, guardate ad esempio, un piccolo esempio sulla correzione, che è un tema oggi sentitissimo, com'è difficile per i genitori capire quando correggere un ragazzo e quando invece avere pazienza, quando intervenire, quando aspettare. Lui ci fornisce dei consigli pratici molto intelligenti. Ad esempio, dice, gli animi timidi si devono rimproverare con delicatezza, poiché se si rimproverano un po' più aspramente, anziché illuminati, vengono spezzati. Quando le correzioni, invece che aiutare la persona a crescere, la spezzano. E poi però dice, le persone aspre e sfacciate, se vengono rimproverate con delicatezza, si sentono incoraggiate da questa medesima delicatezza a commettere colpe più gravi. Se un ragazzo si droga, devo farglielo capire con una certa forza che sta distruggendo la sua vita. È chiaro, è un esempio, poi va applicato. Ecco, quindi questa conoscenza dell'umano. E poi un altro punto che vorrei sottolineare qui è la necessità di coltivare la vita interiore per poter guidare meglio
la nostra azione. Io parlo con tante mamme, tanti papà, tante persone e soffrono sempre perché devono rincorrere le cose da fare, sono sempre in ritardo, non ce la fanno a stare dietro a tutto e non c'è mai tempo per la vita interiore. Schulz, il braccio destro di Reagan, quindi il segretario di Stato sotto Reagan, aveva parecchio da fare. Si prendeva un'ora alla settimana in cui non voleva essere disturbato da nessuno per poter mettere ordine nella sua mente. Allora, Gregorio Magno, che è stato Papa, e aveva una barca di problemi da affrontare, molto più di noi, eppure si trovava il tempo per riflettere se quello che stava facendo, se quello che diceva era per il bene delle persone che gli erano affidate o nasceva da disordini interiori che lui viveva. Il tempo di studiare, il tempo di parlare con i suoi confratelli anche di cose spirituali. Poi, al contrario di quello che si pensa, invece che astrarlo dal mondo, gli permetteva di entrare nel mondo con una profondità ben più grande. E lo vediamo questo testimoniato, oltre al fatto che i monasteri che lui ha contribuito, ha aiutato a costruire, ha fondato, poi sono stati le basi della costruzione di una civiltà, l'Europa cristiana, da cui poi sono nati i comuni, è nato tutto quello che è la grandezza, è quello che ha fatto la grandezza dell'Europa. Ma oltre a questo, lo vediamo quando questa capacità dell'uomo di leggere dentro l'uomo, anche l'uomo lontano da Dio, leggere anche l'uomo più lontano dalla sua esperienza, l'incontro che fa con i barbari, questa capacità di leggere dentro l'uomo che gli veniva da questo silenzio interiore che viveva, da questa capacità di ascolto che aveva imparato in monastero, questa abitudine al silenzio. Oggi il silenzio è una delle necessità più vitali dei nostri contemporanei, perché siamo continuamente bombardati da informazioni e mi impressiona che i giovani, per reazione, molti non si interessano più di niente, tanto sono bombardati. Quindi quanto abbiamo bisogno di silenzio, un silenzio che però non ci astragga e faccia fuggire dal rapporto con i fratelli e dall'impegno del mondo, ma un silenzio che sia capace di edificare una società più giusta, una società più umana, a partire dalle persone con cui viviamo in casa, dalle nostre comunità religiose e civili dentro le quali siamo chiamati a vivere ogni giorno e dentro le quali, se riusciamo a costruire dei rapporti positivi di stima reciproca e di costruzione, è questo poi che alimenta la speranza, perché purtroppo oggi tanta gente soffre drammaticamente di solitudine. Siamo iperconnessi e poi siamo drammaticamente soli. Ecco, e Gregorio Magno ci indica una strada, ci indica un'alternativa, chiaramente poi io lo attualizzo, una strada di felicità, di compimento e di speranza. Ecco, il libro di Don Attanasio sollecita una quantità di domande
Ovviamente il libro darà la risposta a tutte queste, a questi interrogativi. Intanto ringrazio e saluto tutti. Buonasera.